Dai che partiamo, prima registrazione. Ho fatto un po' di matitine. Ho costruito un po' di matite. Per questa cosa che adesso mi metto a fare. Questo è un rovo. Questo è un rovo. L'amour. Ho sentito qualcosa, Fabio. Dove è andata? Dopo li ripasso tutti, eh. Quelli più lunghi di qua. E non bastano, dopo ne faccio ancora. E ce ne vuol parecchi, eh? Eh sì.
Portalo qua, Kiba. Qua vicino, qua. Adesso che non ti disturbo, brava. Appena visto che giocavamo sei arrivato però, eh? Monella. Thank you.
scala dell'amore, fatta a forma di cuore. Vola dell'amore di fronte alla panchina. Eccoci. Lavoro terminato. Non ancora. Non del tutto. Portalo qua, dai. Te, ciao. Cosa c'è? Hanno appena mangiato la pappa. Hanno appena mangiato la pappa, io invece non ho ancora fatto la pappa, non so, la faccio più tardi. È morta anche la stufa oggi, intanto che stavo giocando con i legnetti. La aiuola dell'amore lo chiamiamo questa qua, è una forma di cuore, il cuore della cascina di fronte alla panchina, fa anche rima. Poi appena li ho disponibili metterò dei bulbi perché mi piacciono molto, io adoro i tulipani, i narcisi mi piacciono molto i fiori da bulbo, quelli che hanno la sua bella patatina sotto, poi fioriscono. Non metto quelli che ho in giro, i gladioli credo che si chiamino, perché vengono altissimi, poi cascano col vento, la cosa, metterò un riempimento basso. Probabilmente recupero anche tutte quelle piccole calendule lì, magari le risemino già anche adesso, non lo so. Per il momento è terminata così, devo fargli ovviamente la protezione perché il gatto andrà a scambiarlo per lettiera. Vediamo.
non vi posso dire nient'altro, mi sono divertito, ho giocato in totale libertà. Stamattina mi ero alzato che volevo fare tutt'altro. Poi mi sono affacciato, ho guardato, ho visto quest'angolo e ho detto ma voglio fare qualcosa di davanti perché per dare un po' di colore, un po' di forma, un po' di bell'aspetto anche a questo angolino. C'è già quello, c'è la panchina, adesso c'è il cuoricino. Poi ci mettiamo a giocare anche qui nel giardino e vediamo cosa fare. Non lo so, la vita in cascina deve essere un gioco, non deve essere un impegno, non deve essere un lavoro, deve essere un gioco. Io lo voglio vivere come un gioco, così come il mio cane che tutte le volte deve giocare. E loro giocano, io gioco, giochiamo tutti. Vi saluto, vi ringrazio se vi è piaciuto. Alla prossima, la vita in cascina continua. Ciao ciao, grazie a tutti.